Esatto, di partenza, vediamo se... Entrata affiancata, la mossa è valida, va in testa la lupa, Loca, il bruco, la tartuca, il nicchio all'esterno, l'aquila, la torre, la lupa sta andando al primo San Martino con la tartuca all'esterno, gira la lupa, Loca in seconda posizione, nicchio, onda, grandissima pagliata, arriviamo al casato con la lupa che fa un'andatura di testa, grande spunto del cavallo del Loca, sono tutti a cavallo, bellissimi, e la lupa, Loca, l'onda, l'onda, il nicchio, la torre, la tartuca, l'aquila, grande il secondo San Martino con l'onda che va a larga, è rimasta a cavallo, grande volata da parte dell'onda, la lupa, Loca, arriviamo al casato con l'onda che guadagna la prima posizione, è caduto il pattino del nicchio, è caduto il nicchio e l'onda con Titti e Morosita prima che va al terzo San Martino con seconda posizione, lo scosso del nicchio, terza posizione alla torre, la lupa, la tartuca, l'aquila, l'oca e arriviamo alla conclusione del palio con l'onda, l'onda che vince il palio di mezzo agosto, ha vinto l'onda, mossa valida, mossa valida, va in testa la selva, la lupa, torre, oca, chiocciola, montone, primo San Martino con selva in prima posizione, se è caduta la tartuca, selva, lupa, oca, torre, chiocciola, siamo al primo casato con la selva che conduce in seconda posizione, la lupa segue l'oca, la torre, l'istrice, montone, nicchio ed eccoci al secondo San Martino con la selva sempre in prima posizione con un paio di lunghezze di differenza, e l'oca che entra in seconda posizione, segue la lupa, la torre in quarta posizione, l'istrice, arriviamo al secondo casato con selva che sta veramente volando sul tubo, si sono impanciate due contrade, abbiamo sempre la selva in prima posizione seguita dall'opa, dalla lupa, dall'istrice e le altre contrade ed eccoci con la caduta dell'oca, caduta l'oca e la selva che sta andando a concludere la carriera, ultimo casato con la selva in prima posizione, seguono lo scosso dell'oca, la lupa, l'istrice. Allora, come avete visto dalla grafica, Giovanni Azzeni, detto Tittia, classe 1985, poi abbiamo visto i due pali, le ultime due vittorie, agosto 2013 Onda con Morosita prima e agosto 2015 Selva Poloschi. Caro Giovanni, questi sono stati due pali importanti, perché quello dell'Onda... arrivi dopo anche la vittoria dell'Ocas, che diciamo un palio chiama l'altro. La selva invece arriva con l'incazzatura del palio precedente. Dai, belli tutti e due. Belli. Poi quando si vince sempre belli, però sì, due momenti particolari, due vittorie veramente particolari. Quello con l'Onda era un momento di grande... Sì, di grande forza, di grande forza, il cappotto personale. La selva, come poi mi hai detto in qualche altra intervista, l'ha vinto da solo, nel senso c'è... Cioè, un grandissimo cavallo, non lotto un basso. Chiuso in casa, non parlo con nessuno. Concentrato, determinato cioè. Senti, poi hai montato nel nicchio altre volte, tipo a luglio 2015 sì. Con Colè e nel luglio 2016 con Quadriglia. Questo nicchio... Vabbè, l'anno scorso 2016 un grandissimo palio. Quadriva ci ha dato qualche problema per le prove, siamo riusciti a aggiustarle tutto quanto e la sera del palio ci è mancato un quarto di giro, un sogno svanito nel nulla purtroppo. Anche perché cioè, con Nicchio hai un bellissimo rapporto, perché sì, una contrada sì, sì. Che ci sono nato negli ultimi anni, mi stavo molto vicino il capitano Stefano Cambiaggi, è un rapporto che va avanti. Senti, il palio quello quando ti hanno acchiappato con la gruta, hanno sceso, superato. Sì, Si supera tutto. Vabbè, nel momento c'è la super incazzatura, chiaro, però ci siamo rialzati subito il palio dopo. Ogni cosa al suo tempo. Allora, siamo vicini al 29 giugno e così, sentendo anche un po' tutti i tuoi colleghi, sembra la sensazione che saranno abbastanza cavalli nuovi rispetto ai cavalli conosciuti.
è una sensazione che condividi? Sì, dai, ora sì, però tanto c'è ancora un po' di tempo. Qualche cavallo importante è sparito per mille motivi e allora ora stiamo parlando dei cavalli nuovi. Vediamo chi arriva esperto e tutto quanto e in base a quello penso. Ecco, però c'è da dire che il protocollo sta dando degli ottimi risultati, i cavalli stanno venendo avanti, sono di buonissima qualità. Sì, tutti i cavalli ormai, anche quelli nuovi, sono 2-3 anni che fanno la provincia, che fanno Mosciano, Montisciano e Piazza. Senti, ce l'hai tutti in mente? Sì. No, tutti ancora no, li sto studiando negli ultimi giorni, dai. Gli ultimi giorni fai lo studio. Allora, per cui vedremo questa tratta, che cosa accadrà, poi sembra per agosto saranno poi presenti nuovamente i cavalli conosciuti, allora a quel punto le cose anche per i popoli sono più facili a capire, anche perché quando c'è cavalli nuovi, ovviamente voi addetti ai lavori sapete pregi e difetti, per il resto dell'umanità diventa abbastanza difficile. Quello è Mario De Poggio Ponzi, con la maglietta preservativo perché è super aderente, light, molto aderente. Allora, parlato dei cavalli, Giovanni, ecco te, hai cavalli che saranno presenti alla previsita? Sì, ce n'ho tre. Qui c'è un po' di Puri, che fanno Legnano e Asti, poi c'è un po' di cavalli che fanno l'Ippodromo per ora, che sono nati qui, che sono giovani. E poi ho tre mezzo sangue, una è Teresina mia, che l'ho acquistata quest'inverno, ha fatto tutta la provincia, benino, e ora farà le prove di notte. Che diciamo debutta. Sì, debutta. Invece qui c'è Tratu de Zamaglia, cavallo di Fabio Romanelli. Bene, va, fatti vedere. Non si concede, non vuole farsi vedere. E questo ha fatto le prove di notte l'anno scorso, tutta la provincia, anche lui bene. E ora prove di notte e penso se si comporta bene può andare alla tratta. Può andare alla tratta. Ecco, quanti anni hanno questi? Con la T 6 anni. 6 anni. Poi c'è l'ultima, Querida de Marchesana, che c'è da un po' di anni ormai. Sì, questa già ha fatto un sacco di presenze. Sì, ha fatto tante tratte, prove di notte e tutto quanto. Per ora non ho avuto ancora l'occasione giusta, vediamo se viene fuori un lotto, in base a che lotto viene fuori ci può rientrare alla grande. Senti, e sulle 10 contrade che corrono, senza dire nessun nome perché non ci interessa, quante sono le contrade che puoi andare a dire? Monto io. Ora monto io, no, monto io, dove posso montare almeno 5 contrade su 10 ce l'ho bene, dove c'ho un bel rapporto, in base un po' al cavallo, la situazione si crea, ci posso montare. Poi in qualcuna arrivi prima, in qualcuna magari dopo, però è un buon numero. Abbiamo due rivalità storiche, la Pantera con l'Aquila e la Civetta con Leocorno, poi c'è una rivalità solo un fronte che è l'Onda verso la Torre dice l'Onda non la conosco rivale, conosco solo l'Oca. Ecco, queste sono tre situazioni un pochino più difficili, no? Ma sai, negli ultimi anni sono andato dietro un po' più che altro al cavallo, sono un po' quelli lì che fanno la differenza, non mi sono fatto problemi negli ultimi anni e non continuo a farmeli. Senti, la provincia è stata interessante, cioè, avete constatato dei buoni soggetti? Sì, dai, qualcosa di buono si è visto. Qualcosa di buono si è visto, cavalli bravi, fermi al canapo, veloci, potenti. Penso c'è un bel numero di cavalli che possono dire la sua. Parliamo del canapo, che c'è stata questa prova invernale, primaverile, col doppio sgancio nei due lati. La tua riflessione qual è? Ma io è quello che penso un po' io. Durante la provincia, secondo me, Mosciano e Montisciano, si potrebbe provare questo meccanismo che aiuta veramente tanto. Io l'ho provato a Legnano, alle corse a Fucecchio, a tutte le corse su, fra Asti e Legnano e tutto quanto, e funziona davvero. Però mi hanno detto alcuni tuoi colleghi che quelli che sono nel mezzo a volte sono un po' penalizzati. Ma sai, è capitato un incidente in tutta la provincia. Che galleggia un attimo. Sì, a volte. E poi non c'è stato più nessun'altra forzatura dove qualcuno ha rischiato qualcosa. Invece col canapo in quest'altra maniera, Mosciano e Montisciano, un po' di rischi ci sono stati.
Però c'è quel detto senese. No, vabbè, a Siena non si deve cambiare, però sai, dai due mosse al giorno nelle prove, mattina e sera, e quella del Palio. Invece durante la provincia comincia a dare 7 mosse a giornata, di cui 3-4 falsi tutte le corse, il rischio aumenta. Il mossiere confermato, bravo e basta. Senti, ecco, e com'è stato l'inverno per Giovanni Tittia Dettazzeni? Dai, bene. È stato un inverno tranquillo? Sì, sì, diciamo tranquillo, ho passato tanto tempo con la famiglia, le contrade sono state presenti tutto l'inverno, bello che affronti l'annata e corri due pagli. Diciamo bene, c'è stato un bel lavoro durante l'inverno. Senti, abbiamo visto che si può fare anche cappotto, questo che vi ha portato, voi fantini di punta, te Mari, nel senso, se l'ha fatto Giovanni, l'abbiamo fatto anche noi. No, ma io l'ho belle fatto, nel 2013 mi sono avvantaggiato. Te l'ha già fatto, è vero, sì. L'hai fatto nel... Loca e Londa. Nell'Oca con Gesse, nell'Onda con Morosita. Per cui te sei un cappottaro, però... È un cappotto, diciamo. Ah, sì, è vero. Ovviamente si riprova allora, dai. Diverso perché due cavalli diversi, due contrade diverse, per cui solo il fantino. Vabbè, è difficile che può. Però, insomma, anche fare il cappotto del fantino è una bella libidine. Sì. Tanta roba. Alla fine, forse è meglio il mio con due cavalli diversi, due contrade diverse, è più mio. Senti, te hai iniziato a correre nel 2003, siamo nel 2017, 14 anni. Chiesto un po' anche agli altri suoi colleghi, cioè, cosa è cambiato nel parco cavalli in questi 14 anni? Oddio, sai, quando sono arrivato io nel 2003 c'era già un po' tutto il meccanismo che c'è ora, però più si va avanti e... Più raffinato? Sì, ora. senza dubbio. Senti, e nel mondo dei fantini? Vabbè dai, sono 10 anni, non è che è cambiato un granché, siamo tutti ragazzi bravi. E nelle dirigenze di contrada? Bene, tutto bene. Perfetto. Tutto alla grande. Tia è veramente per bello. La beneficenza sempre. La beneficenza. Allora, è un palio a sensazione difficile, facile, lineare, cioè qual è un po' il clima che si sta creando? Vabbè, sempre difficile, però diciamo che negli ultimi anni le cose mi sono sempre andate abbastanza bene, l'affronto con la massima serenità. Con la massima serenità e sapendo di avere le carte in regola di far bene. Senti, qual è il momento più bello che te riesci a godere nei 4 giorni? Oddio, vabbè, durante i giorni bene, in contrada, la sera a cena, stare a contatto con le persone, con i bambini, la gente anziana. Quei momenti lì mi rilassano tanto. Ecco, e qual è invece il momento o i momenti che ti senti solo? Oddio, vabbè, gli ultimi momenti prima di salire a cavallo penso è il momento più difficile, più emozionante sotto tutti i punti di vista. E lì il cervello porta attenzione alla famiglia, a cosa devi fare? Sì, sai, fino a un certo punto, sono più le pressioni, la paura di non riuscire a fare quello che vuoi fare dopo poco tempo. Questo più che altro, però poi gli ultimi minuti chiudi tutto, concentrazione, determinazione e fino a quando scoppia il mortaletto. Senti, e la busta? Un altro momento molto importante. Cazzi amari. Sì. Ecco, ma insomma la rincorsa aiuta, nel senso, se vuole aiutare, può essere... Sì. Poi diventa un partecipante importante. Molto importante. Con tutte le attenzioni, tutte le varie cose. Ecco, i cavalli che ci sono, Giovanni, sono cavalli che hanno un passo solo, questo per capire se secondo te possono avere dei recuperi da dietro. Cioè, queste strutture, questi animali hanno delle possibilità di accelerare anche. Sì, penso di sì, in base, sì. C'è qualche cavallo molto veloce a partire tutto quanto e magari sui tre giri fa un po' di fatica. E altri soggetti che vengono su da dietro e negli ultimi anni i pali sono visti, sono venuti su anche da dietro, dai, in base alle caratteristiche che hanno. Ecco, poi c'è stata
una femmina che ha sbaragliato tutti, ha dimostrato che le donne sono parecchio più con le palle degli uomini, e due pali corsi, due vittorie in maniera pazzesca, per cui significa tutte quelle dicerie, le femmine, un palio oregano, due palio all'oregano, sono delicate, questa è veramente un gran personaggio. Sì, senza dubbio, senza dubbio. Io ho sempre creduto nelle cavalle femmine, mi trovo meglio con le femmine che con i maschi, sì. Poi ci si adatta a tutto, però se trovi la femmina... Ipotesi, arriviamo al Pagosto, se come si è detto a luglio non saranno presenti questi cavalli, per cui anche per sapere presenti non saranno scelti. E poi agosto sarà presente, con che spirito va un Fantino a montarlo dopo i due risultati positivi? Io nella mia stazione con un grande spirito, per fammela montare. Che non c'è poi... un fatto di dire no, ma se anzi, poi non anzi. Mi riesce, allora lui ha fatto due colpi, due risultati. Lei ha dimostrato che li sa fare, poi sì. Ci sta di perdere, ci sono mille situazioni, però fammi montare sempre il cavallo vincente.